Ed eccoci ancora, buongiorno, siamo in diretta insieme a noi l'onorevole Michela Vittoria Brambilla. Buongiorno Michela, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, è una giornata triste questa per chi ama gli animali, per tutti noi, perché dobbiamo dare notizia di questo gattile che è andato a fuoco. Hanno perso la vita davvero centinaia di cuccioli, di gattini, ci sono poi dei gatti adesso che non hanno evidentemente una casa, un posto dove andare, una situazione di allarme. So che lei, onorevole, è stata lì. Sono stata ieri, subito quando ho appreso della notizia, perché è una tragedia. Diciamo subito che è stata una fatalità, non è un incendio doloso, o almeno così pare che sia stato un cortocircuito a dare origine. Dopodiché poco cambia. Io sono corsa lì per dare soprattutto conforto a questi bravissimi volontari, perché io, che da quando ero una ragazzina faccio il volontario animalista nei canili, nei gattili, adesso ovviamente ho meno tempo e quindi mi dedico un po' in modo diverso, ma so che cosa vuol dire accudire con amore, impegno, dedizione queste povere bestiole dopo averle salvate dalla strada. E sei lì a Natale, a Capodanno, a Ferragosto, la domenica, ogni momento della tua vita, e poi vedere che il fuoco te le ha portate via e ha regalato loro una morte così atroce che non oso pensare. Quindi alla nostra presidente Paola Barbieri, a tutti i suoi volontari, il più grande degli abbracci e soprattutto un aiuto, perché oggi Federica, bisogna pensare anche alla ricostruzione di questa struttura, perché questi 100 micetti che sono morti e che lì avevano trovato una casa, comunque ci lasciano un'eredità importante, quella di pensare di ricostruire una struttura ancora più grande, ancora più funzionale. Come presidente, quale sono, della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, io ho detto ci sarò al momento della ricostruzione, ci sarò per garantire anche un contributo economico che sono sicura che anche i telespettatori vorranno dare. Quindi forse se riusciamo a mandare in onda anche l'IBAN di questa associazione, perché vedete è tutto da ricostruire, perché sono bruciate le culce, sono bruciato il rifugio, sono bruciate tutte le risorse, non c'è più niente, cosa devastante, una grande tristezza che ci rimette però davanti agli occhi l'importanza del lavoro che noi associazioni animaliste svolgiamo in questo paese dove le istituzioni tanto spesso sono a proposito di legge, c'è una proposta di legge importante, voglio renderne nota, perché lei presidente il Movimento Animalista ha presentato in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati una serie di normative che cambierebbero di fatto la legge che regolamenta la stagione venatoria. Ci sono tutta una serie di proposte che sono serissime, molto importanti, e soprattutto anche, guardate, cambierebbero di gran lunga davvero quella che è la legge attuale. Allora, le vediamo nel dettaglio. Per esempio l'abolizione di questo codice, dell'articolo 842 del codice civile, che dice che i cacciatori possono accedere ai fondi privati senza autorizzazione. Questo di fatto limiterebbe moltissimo le aree di accesso dei cacciatori. Completamente, completamente, anche se, perché pensiamo che la proprietà privata è tutelata, no? Se qualcuno entra nel mio giardino perché insegue il micetto, io posso chiamare le forze dell'ordine. Se invece questo qualcuno è un cacciatore che imbraccia un fucile e che sta inseguendo una preda, ha diritto di farlo. E questa è una cosa inaccettabile. Federica, prima che io entrassi vi siete occupati di sicurezza. Ora, la violenza va sempre combattuta in ogni modo in cui si manifesta. La caccia nelle ultime 11 stagioni venatorie ha dato più di 800 feriti e più di 200 morti, tra cui bambini. E queste morti sono solo per fare divertire 500.000 signori che hanno il massimo del divertimento nel togliere la vita a povere creature indifese, perché un uccellino che spicca un volo, un camuscio che corre nel suo bosco, e non è possibile. Se pochi giorni fa un bambino a Cesena è stato ferito alla schiena dai pallini mentre giocava nel suo cortile di casa.
Allora, onorevole, questa è una proposta di legge, abbiamo già visto in grafica anche le altre proposte, divieto di caccia la domenica, visite mediche frequenti per i cacciatori, controlli più stringenti. Io non ho più tempo, ma voglio in chiusura, una manciata di secondi, ricordare dalla parte degli animali la sua trasmissione che ripartirà. Allora, diciamo quando, se abbiamo già un progetto. Adesso, subito, nella prima parte del mese di ottobre, ritorna dalla parte degli animali, che devo dire, lo ripetiamo, è la prima e unica trasmissione animalista, che non è che si limita a parlare di animali, ma vuole svuotare i canili italiani, dare una casa ai tanti animali che vivono dietro le sbarre in attesa solo di una nuova famiglia. Grazie onorevole, grazie infinite per essere stato con noi, tra poco vi daremo anche un aggiornamento insieme a Nancy Spiteri sulla Calabria, sul sisma. Andiamo velocemente, Nancy.